Amici di TRG Canale 11, non potevo che non iniziare con un contesto, in un contesto di questo tipo, appunto, che rappresenta la cinematografia di altri tempi, per presentare quello che è un evento, uno spettacolo di altri tempi, Notre-Dame de Paris che si esibirà qui questa sera a favore dell'AUCC. L'AUCC è una realtà, che un'associazione Onlus che aiuta tutti quei malati di tumore, quelle persone che non hanno la fortuna di condurre una vita in sana salute, ma ci sono realtà come queste, realtà di spettacolo, che ci permettono di aiutare, di essere vicino, di sostenere sì economicamente ma anche fisicamente, e noi questa sera siamo qui a testimonianza proprio di tutto questo. Che cosa dire? Un importante spettacolo, Notre-Dame de Paris è una realtà di eccelsa, grande Cinzia Genderian che fuori campo intanto passa, qui ci sono tutti i grandi artisti che stanno passando in questo momento. Abbiamo appunto Lorenzo Campana, abbiamo Manca, abbiamo tutti i grandi cantanti di Notre-Dame de Paris, è passata adesso Flavia Arbonelli, la nostra regista, e che cosa dire, il nostro Alessandro Mastrini questa sera darà prova della sua abilità nel riprendere ed evidenziare quelli che sono i punti salienti di questo meraviglioso spettacolo. Quindi vi auguro un buon ascolto, un buon proseguimento e un buono spettacolo. Grazie a tutti voi. Parigi, nell'anno del Signore, 1432, storia d'amore e di passione, e noi gli artisti senza nome, della scultura e della riva, la faremo dividere da oggi alla fine. Questo è il tempo delle cattedrali, la pietra si fa, statua, musica e poesia, lo sale su verso le stelle. Amici di TRG, abbiamo qui con noi sul proscenio di Notre-Dame de Paris un grande soprano, una grande rappresentanza umbra, un'eccellenza la definirei, una grande voce, Cinzia Genderian. Cinzia, la tua scuola di canto come sempre si esibisce in maniera magistrale, i tuoi consigli, le tue capacità sono infinitamente preziose e soprattutto siete sempre in prima linea per l'aiuto delle realtà come quella di questa sera dell'AUCC. Assolutamente, e noi per scelta facciamo questi spettacoli sempre in favore di qualche associazione, quindi benefica, qualche associazione Onlus. Anche questa volta abbiamo scelto un argomento purtroppo abbastanza triste, che è quello dell'AUCC, ma crediamo moltissimo nella ricerca, quindi abbiamo cercato a nostro modo, con la nostra arte, di finanziare appunto la ricerca per la lotta contro il cancro. Selene, tu oramai sei conosciuta non solo in Umbria ma anche a livello nazionale, grazie ad una grande trasmissione come X Factor. Dopo questo, che cosa ti ha portato?
Beh, sicuramente mi ha fatto crescere moltissimo e poi mi ha aperto tantissime porte, sicuramente questa è una delle tante e è una cosa che mi gratifica moltissimo partecipare ogni volta agli spettacoli di Cinzia. E poi tantissimi live e tante occasioni per produrre le mie cose, le mie canzoni, i miei testi, insomma è un'occasione continua. Sicuramente la TV aiuta, ma senza dedizione, senza passione e senza capacità non si va avanti. Vabbè, un pochino sì. Le tue canzoni sono scritte e fatte da te? Sì, assolutamente, scritte da me e musicate da me. Al momento sono ancora in fase di lavorazione, però ci tengo che sia una cosa che venga sempre tutto da me, ecco. È importante questo perché credo che la tua preparazione ti abbia portato ad un livello tale da poter organizzarti, decidere cosa fare e come cantare. Sì, sicuramente penso che faccia la differenza mettere il contenuto, la propria storia personale a disposizione degli altri, piuttosto che insomma prendere le storie degli altri che poi sono un po' loro, allora tanto vale mettere la del nostra proprio. Vita, certo. Brava Selene, complimenti, complimenti anche a te come artista per esserti esibita ad una realtà di beneficenza importante come quella di questa sera. Fondamentale, veramente fondamentale partecipare a questi contesti. Per un artista sì, credo, e anche per il pubblico sapere che ci siano artisti che sono disposti a non prendere cachè, a non chiedere soldi, ma semplicemente ad esibirsi con il cuore e con la voce, credo che sia tutto. Sì, per una buona causa penso che forse un po' tutti dovrebbero farlo in realtà, no? Sempre un'emozione esprimersi in un contesto del genere per gli altri, come da molti anni faccio, è una soddisfazione, ci sono persone come Massimo e altri di qualità e io sto bene e mi esprimo al massimo per dare quello che mostro, cioè un'alta qualità dove mi ritrovo. In più in un contesto dove si dà agli altri, dato che la manifestazione, ogni manifestazione, l'incasso è per beneficenza e quando la tua anima esce dal contesto è positivo, in più esprimi te stesso e questo è il massimo. Questa sera un grande pezzo, Granata, un grande cantante quale Villa. Che cosa hai sentito cantando e complimenti perché la tua esibizione mi è piaciuta tantissimo. Allora, Granada è un'emozione, un raggio di energia, direi come un rosso, come questo bel fazzoletto che tiro fuori adesso, perché è la vita, è l'energia che esce fuori dalla canzone. Il pubblico l'ha sentito, ha applaudito e io sono stato contento perché ho dato emozioni. È il cantante che esprime e che è contento quando il pubblico recepisce. Questa sera c'è stato. La prima pietra si è cancellato dalla fascia della terra, noi sentiamo non la vita, ma se lei con le mie dita prega quelli di esprima. Lorenzo Campani, complimenti, è terminato adesso Notre Dame de Paris qui a Deruta. Una prima impressione dopo questo meraviglioso spettacolo? L'impressione è bellissima, il teatro pieno, la gente si è divertita, noi abbiamo dato il massimo, dunque uso terminologia sportiva, non so se hai notato, guarda, siamo un po' Valentino Rossi. Calza a pennello perché poi questa intervista andrà anche in realtà di sport, quindi calza a pennello. Perfetto, allora niente, insomma, praticamente alla seconda derapata siamo riusciti, è stata una serata veramente fantastica, poi una serata di beneficenza, dunque
siamo riusciti a ottenere insomma il nostro risultato, quello che volevamo ottenere, e per noi è molto importante. E niente, viva la musica, ci siamo divertiti, e musica, viva la musica dal vivo in teatro. Poter utilizzare appunto questo mezzo per aiutare in maniera concreta chi ha più bisogno è senz'altro il fine massimo di quello che facciamo. Ecco. È per questo che siamo qui. Parlavamo prima all'inizio dello spettacolo che voi ormai fate sold out in tutta Italia. Questa è una grande soddisfazione a livello professionale, però io vorrei sapere alcune caratteristiche. Siete un gruppo molto unito, molto coeso, siete molto amici, si vede. Da quanto tempo? Altrimenti non avreste potuto cantare in questo modo in simbiosi, perché quello che abbiamo ascoltato noi questa sera è stata proprio una simbiosi di grandi voci. Da quanto tempo siete insieme? Allora, noi ci siamo conosciuti nel 2011, quando siamo entrati a far parte del cast del decennale di Notre Dame de Paris. Abbiamo condiviso 2 anni di tournée, ma poi abbiamo iniziato questa amicizia che si è protratta poi negli anni e ancora oggi continua, per fortuna, perché la fortuna sfortuna a volte non si ha sempre la possibilità in compagnia, quando si è tante persone, di trovare delle persone con cui legare in maniera così profonda. Noi per fortuna ci siamo trovati da subito e abbiamo coltivato un'amicizia con i nostri scontri, con le nostre discussioni, ma è fatto così, il rapporto umano è così. Con i vostri confronti, per poi arrivare ad una realtà di grande successo come quella che state dimostrando in questa lunga tournée in tutta Italia. E passiamo naturalmente a Marco Manca. Marco, una delle due coriste, naturalmente. Marco, detta anche Gaston. Gaston, tu hai fatto un saluto particolare qui a Deruta ad un tuo amico. Sei molto legato a questa terra? Sì, all'Umbria sono molto legato, siamo anche quasi vicini di casa, perché io di origine sono toscano. Dicevo che un mio amico d'infanzia, che è un caro amico tuttora, è proprio di Deruta, quindi io venivo qua a fare le vacanze quando avevo 11-12 anni, e quindi insomma ce l'ho nel cuore. Ora, lui diceva Gaston prima, perché è stato un piacere stasera, insomma abbiamo l'occasione attraverso questi concerti, oltre che ovviamente ritrovarci, perché noi facciamo questa tournée, siamo tantissimi, e come diceva Luca, non è facile trovare delle persone con cui fare famiglia, e non è ipocrisia, non con tutti è così, ma tra di noi sì, quindi e condividere anche un po' di vita di palcoscenico extra Notre Dame, che ci permette di esprimerci in quelle che sono anche le altre cose che facciamo, appunto Lorenzo, il singolo, Luca. Ricordiamo che voi partecipate moltissimo musical in tutta Italia, quindi non è solo il Notre Dame de Paris, e darvi questa etichetta sarebbe riduttivo, credo, per la vostra professionalità. Noi ne siamo felicissimi, perché è sicuramente il musical per eccellenza, anzi l'opera popolare, se no Cocciante si arrabbia. Però ovviamente facciamo altre cose, ed è questa l'occasione appunto per presentare al pubblico quelli che sono gli altri progetti, gli altri musical che facciamo, come nel caso di parliamone. Singolo. Parliamone. Nel mio caso lui diceva Gaston, perché è stato il doppiaggio della Bella Bestia della Disney, che è uscita adesso. Nel caso di Luca c'è la Boa. Tu sei la voce ufficiale proprio della Bella e la Bestia. Sì, della Bella no. Della Bestia. No, neanche della Bestia, di Gaston, che è l'antagonista, per chi avrà visto il film o il cartone, insomma, se lo ricorderà. Per Luca, ti lascio il microfono, c'è la Bohème. Una chicca prima di andare via con Marco. Scusate. Allora, molte ragazze sono venute e mi hanno detto: per favore una foto, per favore una foto. Ma dico, perché bello è lui. Perché è bravo, è bello. No, perché assomiglia a Padre Gonzalo del Segreto. Ah, io? Non lo sapevo. Sì, è vero, tu di profilo assomigli a Padre Gonzalo del Segreto. Adesso che lo so, certo che frollo. Padre Gonzalo. No, Padre Gonzalo merita, guarda, merita. Prende pure lui, è bellissimo. È un disastro, tutti i preti, senza preti non ci piacciono. Vabbè, ora che lo so. Esatto, adesso mi manca aggiungere un posto a tavola, come prete, l'ho fatti tutti. Anche Uccelli di Rovo, e qui stendo un velo pietoso. Noi siamo gli stranieri, i clandestini, noi siamo quei niente che conta zero. I'm
E con questa meravigliosa scenografia che abbiamo alle nostre spalle, le mie spalle, che rappresenta un po' la storia della cinematografia, cinematografia di Deruta e non solo, ringrazierei naturalmente l'associazione Punto Unico e il suo presidente Salvatore Stricagnoli, che ci hanno gentilmente ospitato, e con grande professionalità e affetto non posso che dire grazie. Grazie a voi che ci avete sempre seguito e sempre ci seguirete, grazie a tutti gli spettatori di TRG Canale 11 e grande Mastrini. Un grazie a tutti voi, alla prossima, buona serata.